Ciao a tutti, sono Giacomo Gestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi parliamo delle rette perpendicolari e cominciamo ricordando quanto abbiamo già detto in precedenza riguardo alle rette complanari. Le rette complanari sono due rette che giacciono sullo stesso piano. Possono essere del tipo due rette incidenti, quindi una retta. Posso chiamare retta R con una retta S. Le rette incidenti ovviamente hanno solo un punto in comune ed è il punto di intersezione delle due rette, la posso chiamare ad esempio A. Quindi l'insieme dei punti di intersezione delle due rette è un insieme unitario, quindi la retta R intersecata alla rete S è un insieme con un unico elemento, che è l'elemento A. Poi abbiamo le rette parallele. Le rette parallele sono delle rette che non hanno punti in comune, quindi la retta R e la retta S in questo caso. Se io ho un insieme intersezione delle due rette, questo insieme è un insieme vuoto, ossia non ci sono punti nell'insieme intersezione, vuol dire che non c'è nessun punto che è in comune tra le due rette. Le rette perpendicolari sono delle rette particolari perché non solo sono incidenti, ma l'angolo con il quale queste due rette incidono l'una sull'altra è un angolo retto. Quindi, se voglio disegnarle, abbiamo già visto come disegnare un angolo retto perché prendo la squadra, la faccio scorrere sulla riga e a un certo punto mi fermo e disegno la retta. Queste due rette incidono l'una sull'altra con un angolo retto. In realtà tagliano il piano formando quattro angoli retti perché ne ho uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. Quindi la retta R e la retta S comunque hanno solo un punto in comune, che è il punto A. E quindi nel momento in cui voglio considerare l'insieme intersezione delle due rette, è comunque un insieme unitario e queste due rette formano, cioè tagliano il piano in quattro angoli retti. Un altro caso sono le rette sovrapposte, quindi ho due rette una sopra l'altra. E quindi R diciamo che è coincidente con S e nel momento in cui ho l'intersezione di questi due insiemi, siccome ogni retta è formata da infiniti punti, se tutti i punti di una retta appartengono anche all'altra retta, è chiaro che l'insieme intersezione è un insieme infinito. Quello che possiamo aggiungere è che quando scrivo, quando voglio dire che due rette sono perpendicolari tra loro, scrivo R, faccio questo simbolo qui che assomiglia a una T rovesciata e poi S. Questo simbolo vuol dire che le due rette sono perpendicolari. E si legge la retta R è perpendicolare alla retta S. Una cosa interessante è chiedersi come disegnare, avendo una retta e un punto, la perpendicolare a questa retta passante per il punto dato. Esempio, questa è la mia retta, quindi faccio anche i puntini da una parte e dall'altra e la chiamo, gli do un nome, retta R. E poi ho un punto, lo metto qui e lo chiamo A. La domanda è come tracciare la perpendicolare alla retta R? E questa perpendicolare deve passare anche per A.
Allora, una cosa importante è sapere usare bene le squadre. Non devo confondermi con le linee del foglio, perché la mia retta, se è obliqua a queste linee, ovviamente, quando disegno la retta perpendicolare, dovrò utilizzare la squadra andando a posizionare l'angolo retto sulla retta oggetto del nostro esercizio. Se voi fate questi esercizi sul quaderno a quadretti con tutte le linee verticali e orizzontali, può essere che quelle linee e i disegni dei quadretti sotto vi confondano un po', perché se la retta è obliqua, spesso molti studenti semplicemente scendono col punto verso la retta, seguendo l'allineamento al foglio o ai quadretti sotto. E questo è sbagliato, perché la perpendicolare, l'abbiamo visto prima, deve avere un angolo retto. Quindi dovrò andare a posizionare la mia squadra con un angolo retto. Vediamolo nel dettaglio. Per prima cosa andrò a posizionare la riga e faccio in modo che questa riga coincide esattamente con la retta in oggetto. Dopodiché prendo la mia squadra, vado a mettere l'angolo retto sulla riga e scorro con la squadra fino a che non incontro il punto, perché adesso ho un angolo retto. Nel momento in cui ho l'angolo retto, ecco allora che vado a tracciare la mia retta. Ne traccio un pezzettino, poi tolgo la riga e traccio l'altro pezzo sotto. Ecco, adesso che la sbarretta della lettera A si confonde un po' con la retta che ho appena tracciato, ecco, e questo è il nostro punto A. Quindi ho il mio angolo, o meglio, ho formato quattro angoli retti, 1, 2, 3, 4. Non occorre segnarli tutti e quattro, perché se un angolo è retto, allora anche gli altri tre saranno retti, perché ovviamente l'angolo opposto è retto e siccome questi due angoli qua sono adiacenti, se uno è retto, anche l'altro sarà retto. Quindi di solito se ne si segna solo o si può segnarne solo uno di questi quattro angoli. Facciamo un altro esempio. Allora ho una retta e un punto. Chiamo la retta S questa volta e il punto lo chiamo B. Devo tracciare la perpendicolare alla retta S passante per B. Di nuovo porto la riga, è comodo posizionarla dalla parte opposta al punto, perché così poi con la squadra posso scorrere sulla riga e disegnare la mia retta. Se io avessi posizionato la riga dalla parte opposta, che succede? Che quando scorro con la squadra il punto sta dall'altra e non so quando fermarmi di preciso. Allora posiziono la riga da questa e scorro con la squadra. È chiaro che questa squadra può essere posizionata in diversi modi, perché mettiamo caso che sia stretto sul tavolo, sul foglio, posso anche posizionarla da questa, perché comunque questa parte qua è un angolo retto e quindi scorrendo mi fermo quando incontro B. Quando incontro B, blocco tutto sul tavolo e traccio la retta. Ne posso tracciare un pezzetto, poi togliere la riga e tracciarne l'altro pezzo che mi manca fino a che queste due rette non sono incidenti, cioè che effettivamente vedo il punto di intersezione. E allora, come ho detto prima, siccome tutti e quattro gli angoli sono retti, basta evidenziarne solo uno di questi quattro. E mi dice appunto che queste due rette, la retta S e questa la chiamo la retta T, sono perpendicolari. Ricordo, come si scrive la retta S e la retta T sono perpendicolari, si scrive S
perpendicolare a T. La retta S è perpendicolare alla retta T. Essendo elementi geometrici, diamo sempre un nome a ogni elemento. Questo è B, questo lo posso chiamare punto P. Anche qui questo elemento posso chiamarlo punto P. E questa retta, se voglio cambiare nome, posso chiamare retta. Ma si vedono sempre T, è lo stesso, non cambia niente. Quindi ogni retta ha il suo nome scritto in stampatello minuscolo, ogni punto ha il suo nome scritto in stampatello maiuscolo. Una cosa importante da ricordarsi è che per un punto passa una e una sola retta perpendicolare a una retta data. Quindi partendo da B, c'è solo una retta, che è la retta T, che è perpendicolare alla retta S. Tutte le altre rette che passano per B non sono perpendicolari a S, cioè io posso disegnare altre rette passanti per B e tutte queste rette che io disegno in arancione, che passano per B, non sono perpendicolari. L'angolo che formano non è un angolo retto. Ce n'è solo una retta che passa per B ed è anche perpendicolare alla retta S ed è quella disegnata in blu. Non ce ne sono altre.